Nel volume sono presenti delle illustrazioni di Iacovitti del fine della guerra, immediato dopoguerra, che possono essere richiamate, come avete fatto anche notare voi autori, all'opera di Fellini, all'opera di Zavattini. Alcuni personaggi sembrano quelli di Aldo Fabrizi, Piccolo Borghese, o anche di Alberto Sordi. La cosa particolare però è che queste opere di Iacovitti sono antecedenti anche di molti anni alle successive opere felliniane di Zavattini e di Aldo Fabrizi. Secondo te questi autori e quali eventualmente si sono ispirati direttamente alle opere di Iacovitti, hanno avuto una semplice fascinazione che poi gli è rimasta come ispirazione a parte, o sono semplicemente testimoni paritari di uno stesso tempo? Non è facile dirlo, sicuramente sono testimoni dello stesso tempo, questo è poco ma sicuro, c'è una sintonia emblematica nell'opera di Iacovitti con il suo tempo un po' in genere, quindi anche questo momento che è un po' triste, un po' energetico della ricostruzione, del dopoguerra, del guardarsi immediatamente all'indietro su quello che è successo, forse senza capirlo, però vedere le concrete rovine, le macerie delle case distrutte con sopra le scritte a gesso che inneggiano a quel viva Nenni o che so io, a basso baffone, che so io, ecco, che sono presenti nelle storie di nei disegni di Iacovitti, nelle vignette, nelle sue panoramiche, sono sicuramente in sintonia con il resto degli autori che hai detto. Può darsi che ci sia anche una sintonia letteraria in più. Mi viene in mente Gandolin, l'autore del romanzo comico La famiglia dei tappetti, che poi Aldo Fabrizi riporta in qualche modo al cinema. Iacovitti ha realizzato prima che Fabrizi faccia questa operazione cinematografica, La famiglia Spaccabue, che riprenderà anche in seguito, addirittura portandola fino a Super Gulp, il programma televisivo di fumetti letti in televisione, tra l'altro in questo caso con la sceneggiatura di Maurizio Costanzo, misteriosamente. Ma Iacovitti l'ha già presentato in albi, a strisce, molto comici tra l'altro, con la presenza della signora Carlo Magno, che è uno dei personaggi classici, un ergumeno, una vecchietta molto manesca, una specie di braccio di ferro al femminile, che poi farà anche un po' da stimolo per gli autori, Giovan Battista Carpi in particolare, di Nonna Belarda, sicuramente un altro personaggio noto del fumetto italiano. C'è una storia in particolare che è Mandrago, una specie di parodia o rivisitazione della striscia Mandrake the Magician, Mandrake all'italiana, quella del mago in marsina con i baffetti e cilindro di Lee Falk e Phil Davis, che è un personaggio molto famoso negli anni 30 e 40. Il Mandrago di Iacovitti è esattamente disegnato come il Mandrake, chiaramente con caratteri somatici molto accentuati e molto iacovitteschi. A un certo punto compie un'operazione, che è l'unica operazione probabilmente che si può fare per sedare le liti o risistemare l'Italia impoverita nel dopoguerra. Con dei colpi di bacchetta l'intera popolazione della terra viene raffigurata nelle vignette di Iacovitti come sollevata da terra. In qualche modo, se non tocca terra non può fare danno, e a quel punto si può cominciare a rimettere ordine. In qualche modo diciamo, l'umanità deve smettere di fare l'umanità, insomma. Una situazione del genere, del sollevare da terra le persone, di qualsiasi casta siano, eccetera, è molto in sintonia con quello che si vede in Miracolo a Milano, anche se lì il discorso è un po' diverso, sono i poveri che volano verso il cielo sulla scopa come delle streghe. Però questo avere a che fare con le persone semplici, con dare delle soluzioni semplici di buon senso, anche il modo di Iacovitti di parlare, di scrivere come fosse una voce fuori campo dei film, che in molti di questi film post neorealisti, vorrei dire, o della commedia all'italiana che sta nascendo, è presente, è veramente molto simile, molto vicino. Io dubito che gli autori del cinema si siano ispirati leggendo le storie, non si può mai dire che non sia così, di fatto fanno parte della stessa famiglia. Insomma, Iacovitti ha lavorato su molti settimanali satirici, anche quelli dell'immediato dopoguerra, che gli piacevano, e in qualche modo ha cercato di entrarci di nascosto senza farsi scoprire da quelli del Vittorioso. In questi stessi giornali erano presenti Federico Fellini, ma anche Marcello Marchesi, che poi ha lavorato
nell'ambito della televisione e che con Iacovitti, in età molto adulta, molto matura, avrebbe realizzato il Kamasutra, le parti più estreme dello Iacovitti per adulti, le vignette erotiche, le storielle brevi molto boccaccesche, appunto in epoca di Decameron, pasoliniano televisivo, insomma. Delle sintonie ci sono state sempre. Iacovitti amava ripetere una frase che probabilmente di Oreste Del Buono, ma che aveva fatto sua, che i testimoni dell'Italia, dell'evolversi della situazione sociopolitica del paese, dell'evoluzione della società negli anni, nella guerra, nel dopoguerra, nel boom economico, nel periodo della contestazione, sono stati tre. Uno è appunto stato un regista, Federico Fellini, uno un attore, Alberto Sordi, e un altro un autore di fumetti, appunto Iacovitti. A lui piaceva molto stare in questo piedistallo. Tutte e tre in qualche modo romani, più di adozione o meno, due di adozione, uno verace, Alberto Sordi, e tutte e tre molto vicini, tutte e tre legati in qualche modo alla comicità.